Assegno unico, adeguati gli importi con l'aumento del 50% e aggiornate le modalità di pagamento. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo di assegno unico e universale perché INPS, con il comunicato stampa dell'11 aprile, fa sapere che sono stati adeguati gli importi dell'assegno ed aggiornate le modalità di pagamento. La legge di bilancio 2023 ha infatti stabilito che, con effetto retroattivo a partire da gennaio di quest'anno, verrà riconosciuto in automatico alle famiglie beneficiarie della prestazione un aumento del 50% sull'importo dell'assegno unico. In particolare, l'aumento in questione sarà riconosciuto alle famiglie che hanno a carico figli minori di un anno e per ciascun figlio nella fascia di età da 1 a 3 anni. In quest'ultimo caso, l'aumento spetta solo a quei nuclei che hanno almeno 3 figli e un ISEE non superiore a 43.240 euro. L'aumento del 50% è riconosciuto anche alle famiglie con 4 figli. Mentre per quanto riguarda i nuclei familiari che hanno al loro interno persone con disabilità, è prevista l'equiparazione delle maggiorazioni in base al grado di disabilità per i figli maggiorenni, fino al compimento dei 21 anni di età, a quelle dei figli disabili minorenni. Novità poi anche sulla tempistica dei pagamenti. INPS infatti fa sapere che dal 10 al 20 di ogni mese saranno corrisposti gli assegni che non hanno subito variazioni nel mese precedente, mentre dal 20 al 30 di ogni mese verranno pagati gli assegni per le nuove domande presentate nel mese precedente e gli assegni che, sempre rispetto al mese precedente, risultano avere delle differenze nelle condizioni del nucleo beneficiario e dell'ISEE. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.